positiva, anche un po' meno. Tu come l'hai vista? Beh, la partita di oggi mi ha dato delle convinzioni su alcune e meno su altre, per quanto riguarda i miei. Per quanto riguarda la partita col Vento, non siamo stati bravi nel primo tempo a chiuderla. Nel secondo tempo non è che si è sofferto, loro giocavano solo sti lanci lunghi sugli attaccanti, hanno trovato nel finale un Eurogol e poi basta, non è che hanno fatto chissà che cosa. Noi rispetto a loro abbiamo cercato di giocare di più la palla col Vento, abbiamo avuto più occasioni, c'è stato annullato un gol regolare. Guardalini ha tirato sulla bandierina dopo il gol, il Guardalini è stato bravo perché ci aveva annullato anche il secondo, quindi c'è anche da valutare questo. Siccome ormai a Catanzaro siamo abituati che per fare un gol ne dobbiamo fare almeno due buoni, altrimenti ce lo annullano, quindi bisogna fare più attenzione, perché anche se Coppa Italia poi alla fine si dice il risultato non importa, il risultato importa è come, anche perché finché una squadra vince fa sempre piacere. Oggi siamo riusciti a battere il Lamezia, ci siamo guadagnati il passaggio del turno, però il nostro obiettivo, come ho già detto, da stasera in poi è rivolto alla partita di Viareggio, una partita difficile dove dobbiamo cercare di affrontarla nelle migliori condizioni possibili. Oggi volevo vedere alcuni che hanno giocato poco, li ho visti, anche se devo dire alla fine ha fatto anche bene, non era facile. Ci puoi dare un giudizio su alcuni, cioè ad esempio non so, Borghetti, credo che tu faccia grande affidamento su Borghetti, forse ancora non è al 100%. Ma Borghetti è arrivato e subito dopo la prima partita ha avuto un infortunio. Oggi ha avuto la possibilità di cercare di trovare il ritmo partita, ha fatto bene, come ha fatto bene, direi che dietro hanno fatto bene tutte e tre i difensori centrali. In mezzo a campo era difficile giocare perché tra lanci lunghi e Vento era difficile, però come impegno credo che si sono impegnati tutti e alla fine il risultato è giusto. Mister Cruz in campo a 25 minuti è una bocciatura? Non è una bocciatura, perché l'ho fatta anche l'anno scorso con altri. Io quando mando 11 calciatori in campo ognuno ha un proprio compito, chi non me lo svolge lo sostituisco subito, anzi ho pure aspettato troppo per toglierlo. Quindi mi dispiace che oggi è capitato a lui, ma poteva essere lui come poteva essere Fioretti, Squillaci, difensori. Per me chi non fa quello che gli viene assegnato in campo viene messo subito da parte, non da parte che lo escludo per le altre partite. In quel momento vedo che non c'è mentalmente, non c'è con la testa e lo metto da parte, faccio giocare un altro che mi svolge quel lavoro. Però così non si rischia in qualche modo di, non so, di pregiudicare anche la saldezza morale del giocatore, insomma, magari un giocatore che si vede così di tolto fuori dal campo dopo. Ma chi è venuto qua a Catanzaro prima di firmare per il Catanzaro sapeva già come la pensa l'allenatore. L'allenatore l'ha dimostrato anche l'anno scorso con Esposito, Romeo, Loa, Maisto, con tutti, l'ho fatto con tutti. Quando vedo che qualcuno non mi fa il proprio lavoro è giusto che venga messo da parte e subentra uno che aspetta quell'occasione per mettersi in evidenza. Abbiamo notato, insomma, quando è uscito non era probabilmente contento. Ma è normale, uno che esce non può mai essere contento, anche se lo sostituivo a 10 minuti dalla fine non può essere mai contento. Non è diverso, perché come Cruz è D'Agostino, come D'Agostino è Carbonaro, quindi come ho dato la possibilità al ragazzino del 96 di entrare, ha fatto anche bene e gli faccio i complimenti, perché non era facile per un ragazzino che non si è mai allenato con noi entrare con personalità e ha fatto anche bene, quindi gli faccio anche i complimenti perché non è facile. Ricordiamo che è sempre un ragazzino del 96. Senti, questa Coppa Italia di categoria è un po' una rogna, no? Insomma, adesso si corre il rischio anche di dover fare trasferte lunghe, impegnative, non so, come la vede questo? Beh, bisogna uscire, è sempre brutto. Noi dobbiamo cercare di arrivare fino in fondo, ma non dire che dobbiamo vincere la Coppa Italia. Il nostro obiettivo è il campionato, cercare di risalire in classifica, perché il campionato per il momento, stiamo facendo un campionato per le prestazioni buone, per i risultati che poi alla fine uno va a vedere la classifica. Noi facciamo delle buone partite ma abbiamo raccolto poco. Ora quello che mi interessa è fare brutte partite e raccogliere i tre punti. Ultima cosa, oggi hai provato un modulo un po' diverso con D'Agostino dietro le punte, che segno hai regalato?
Non ricavate, quello è un modulo che si può giocare anche con un centrocampo a rombo, quindi bisogna valutare bene tutti i moduli, perché chi non mi rende, posto fisso non ce l'ha nessuno, quindi chi non mi rende viene messo da parte finché non sta bene, quindi devo dare l'opportunità a tutti e se due non mi rendono è giusto cambiare modulo e mettere altri due freschi. Mister, D'Alessandro si propone per domenica, a questo punto non era oggi... D'Alessandro oggi era squalificato, per domenica si propone come gli altri due che hanno giocato oggi, quindi devo trovare chi affiancare a Benedetti. Domani ripresa dell'allenamento 2:30 allo stadio. Quando partite? Sabato a mezzogiorno andiamo a Pisa. Doppio volo, la Lamezia Roma a Pisa? No, Lamezia a Pisa. Fine, sì. E oggi veramente alla fine stavamo quasi pareggiando, quindi... Si sente? Non so. Comunque, non si sente? Sì. Soddisfatto del risultato, però abbiamo visto delle cose belle oggi in campo, alcune meno belle, però la vittoria alla fine ci ripaga dalle sofferenze. Penso, la cosa bella è stata che ho visto Fioretti che si è sbloccato, quindi spero che questo sia l'inizio del campionato e dei gol che ci dovrà regalare Fioretti. D'Agostino ha fatto pure un bel gol, veramente... Due gol belle. Sono rimasto sorpreso per il gol che ha fatto De Luca, che è stato un euro gol veramente alla fine. E bisogna dare meriti, che ha fatto un gol eccezionale quel ragazzo. Quindi alla fine potevamo anche rischiare di pareggiarla questa partita, però oggi la fortuna ha detto Catanzaro, quindi l'abbiamo vinta e sono contento. Speriamo adesso di continuare anche in Coppa Italia, perché i ragazzi che giocano ce li abbiamo, quindi qualcuno si sblocca, qualcuno in queste partite riesce a dare un po' di più e speriamo che poi questo si possa trasmettere per le partite di campionato. Quindi ci sono state buone risposte anche da quelli che sui tanti sono meno impiegati? Alcune buone, alcune meno buone, ma sono state più quelle positive che quelle negative. Ti chiediamo quali sono le tue condizioni fisiche naturalmente dopo periodo di stop e infortuni. No, sto bene a livello dell'infortunio, sono completamente guarito anche oggi, un po' di condizione magari, dai, ho fatto un po' fatica nei minuti finali del primo tempo e un po' nei finali del secondo, però ero fermo da 2 settimane, penso di riuscire a trovare la condizione a breve. Dai. Una partita che serve solo per dare alcuni meccanismi, certo di un amichevole, poco più di un amichevole, insomma. Ma guarda, l'abbiamo interpretata bene perché sapevamo che il Lamezia voleva sempre far bella figura quando ha avuto un po' di amaro in bocca forse per l'anno scorso, quindi però l'abbiamo interpretata bene, è stata un'opportunità di vedere magari chi è stato impiegato di meno dei ragazzi e penso che abbiano fatto il loro dovere. Come siamo difensori ti chiedo un'opinione su Orchi, ecco, la prima partita che gioca nella ufficiale. Alessandro è un ragazzo di grandissime qualità, è un ragazzo che ha bisogno di crescere, sta giocando magari anche a sinistra dove magari non è il suo piede, però è un ragazzo che si applica tantissimo e ha delle qualità per poter arrivare in alto, penso. Adesso vi regge domenica l'occasione giusta per ritrovare i 3 punti, diciamo. Sì, giochiamo questa partita difficile a Viareggio, sono una squadra abbastanza giovane che corrono e niente, noi andiamo per portare a casa il bottino pieno e poi vedremo che partita ne uscirà. Qualche altra domanda? No?